Fra i premi assegnati ogni anno a Operalia, ben due categorie sono riservate alla zarzuela, genere spagnolo cui tiene particolarmente Placido Domingo, la cui carriera è iniziata nella compagnia dei suoi genitori, cantanti di zarzuela di fama mondiale. La zarzuela è la musica a cui i miei genitori hanno dedicato la vita ed è per questo che fin dal primo anno ho voluto un premio per i cantanti di zarzuela e ogni anno cresce il numero dei candidati che cantano la zarzuela. To the singers for zarzuela. And every day more and more and more of the candidates they sing zarzuela. Spesso avvicinata all'operetta, la zarzuela unisce canto, prosa e danza. Quest'anno i premi sono andati alla mezzosoprano Emily D'Angelo e ai tenori Pavel Petrov e Luis Gomes. È talmente intensa, c'è qualcosa nella musica spagnola che è viscerale. Viene dal cuore, c'è sempre un po' un lato oscuro molto emozionante che viene dal profondo. Non sono affatto madrelingua spagnola, ma poter esplorare la lingua e la cultura è stato meraviglioso. Una nuova esperienza per me e continuerò sicuramente a cantarla. Per me la zarzuela implica cantare dal cuore, perché è davvero un'arte dall'intensità drammatica, non per la voce, ma per il personaggio che sta interpretando. È incredibile. It's amazing. Per me soprattutto, io vengo da una regione in Portogallo dove conosciamo molto bene questo tipo di musica, la musica della corrida e questo particolare feeling spagnolo e ti tocca in profondità. Ce l'abbiamo nel sangue, per cui ne apprezzo la musica e mi piace molto il modo in cui mettono le parole spagnole dentro questa musica. Sì, è per questo che ho deciso di farlo. Sono felice di aver potuto portare la zarzuela in scena in tutto il mondo. E adesso ci sono sempre più cantanti che conoscono la musica spagnola e che la amano.